titolo molto semplice. La Shoah, naturalmente in tutta l'Europa occupata dai nazisti, eravamo già arrivati a parlare, no, della soluzione finale, della decisione presa nel gennaio del 42 di appunto attuare il progetto della soluzione finale, e poi già eravamo anche entrati nei particolari tecnici, aggiungendo ulteriori elementi informativi, no, tenete presente che furono costruiti a più di 900 tra campi di concentramento e campi di vero e proprio sterminio. No, in realtà c'era questa relativa divisione, distinzione tra i campi di concentramento e quelli propriamente di sterminio, ma comunque era, ripeto, era molto relativa, perché si moriva anche nei campi di lavoro, nei campi di concentramento di lavoro, e viceversa si facevano morire, non tutti, ma almeno, diciamo, i prigionieri più in forza li si facevano morire, costringendoli a lavorare, no, a ritmi disumani, e ovviamente con una scarsa alimentazione, con l'esposizione a tutti i batteri, virus possibili, immaginabili. Quindi questa distinzione ci fu, ma fu comunque relativa. Certo, no, i veri e propri campi di annientamento, campi di sterminio, no, erano organizzati con il sistema delle, come sapete, no, delle docce, delle finte docce. Ma anzi, addirittura all'arrivo, no, i bambini, i vecchi, venivano eliminati quasi immediatamente, ma appunto poi venivano convogliati nelle cosiddette docce, ma in realtà erano appunto camere a gas. Dopodiché i corpi venivano cremati, no, in enormi forni. Ovviamente lo sapete molto bene, il modello, il simbolo di questi campi di sterminio è il campo di sterminio, che in realtà è un doppio campo di sterminio di Auschwitz. In realtà era un sistema Auschwitz-Birkenau, in Polonia. Questi campi erano questi, i lager erano collocati, no, su tutto, non solo in Germania, ma anche e soprattutto sui territori conquistati ad est, ovvero appunto in Polonia, in Ucraina, in Cecoslovacchia, eccetera. I prigionieri, gli internati, no, erano marchiati con stelle distintivi di diversi colori. Gli ebrei avevano, no, la famosa stella gialla, invece il rosa era il marchio degli omosessuali, perché gli omosessuali facevano la stessa fine, e al tempo stesso degli zingari, li consideravano evidentemente un tutt'uno, i nazisti nel loro delirio ideologico. Quindi zingari uguale omosessuali, omosessuali uguale zingari, e dunque distintivo rosa. Invece i cosiddetti asociali, cioè, non so, tutti i vagabondi, i senza lavoro, i bizzarri, avevano il colore nero, erano contraddistinti dal colore nero. Viola era il colore degli internati religiosi, degli internati per motivi no, di religione. Quindi i cattolici, i preti, il clero cattolico dissidente, il clero luterano dissidente, quei pochissimi,
E anche tutti i testimoni di Geova, i testimoni di Geova erano considerati assolutamente, no, nemici da eliminare. E ancora vi era invece il colore verde per i criminali comuni. No, quindi anche i criminali comuni erano internati nei lager. Ma spesso e volentieri ai criminali comuni veniva affidata la funzione di capo, cioè erano, no, i capi degli internati che rispondevano direttamente alle SS. Le SS più di tanto non volevano sporcarsi le mani e quindi dare gli ordini, no, per esempio, di alzata, di spostamento, no? Di sveglia, di spostamento, eccetera, eccetera. Quindi affidavano questo incarico ai cosiddetti capò, con la K, sicuramente è una parola che conoscete. Quindi potete immaginare come questi criminali comuni potessero poi trattare, no, i loro sottoposti, i loro prigionieri. Una parte poi degli internati veniva scelta come personale per portare via i cadaveri dei gassati, per portare via i cadaveri, trasportare i cadaveri dalle camere a gas ai forni crematori. Quindi erano costretti a fare questo lavoro sporco, ma in certi casi c'era anche un incentivo perché fino a un certo punto, no, erano, diciamo, godevano in una situazione che potete immaginare comunque di un trattamento privilegiato, si chiamavano in tedesco Sonderkommando, ma poi lo trovate sul libro di testo. Però poi venivano uccisi, però prima o poi, come gli antichi schiavi egizi che costruivano le tombe, non solo dei faraoni, venivano uccisi perché non potessero testimoniare lo sterminio no, degli ebrei, degli omosessuali. Dimenticavo anche naturalmente degli avversari politici. Gli avversari politici che erano soprattutto comunisti, avevano il distintivo rosso, erano marchiati con il colore rosso, comunisti, socialisti, ma in generale anche tutti coloro che si erano opposti o si opponevano alla politica nazista. Quindi c'erano anche appunto gli internati politici in questo senso. Detto questo, anzi, detto questo, possiamo direi aggiungere poi qualcosa in particolare per quanto riguarda l'Italia. Allora, ricordiamoci che nel 1938 Mussolini fa promulgare le leggi razziali. Allora, innanzitutto c'è una dura, benché diplomatica, reazione da parte della Chiesa, in particolare da parte dello stesso Papa Pio XI, assolutamente condanna, fa sapere ovviamente a Mussolini che la Chiesa condannava fermamente ogni forma di antisemitismo e che quindi riteneva, no, assolutamente anticattolica no, la scelta che aveva fatto Mussolini, e questo naturalmente fu un ulteriore fattore di distanziamento tra la Chiesa e il regime fascista. Ma tuttavia Mussolini naturalmente proseguì
per la sua strada è importantissimo sapere che le leggi razziali comportavano il censimento di tutti gli ebrei, cioè tutte le questure del Regno d'Italia in seguito alla promulgazione delle leggi razziali dovevano comporre dei registri con i nomi, i cognomi, l'età, la professione e soprattutto la via, il numero civico, l'abitazione, la collocazione di tutti gli ebrei, di tutti gli ebrei italiani. Quando in seguito, quando alla fine del 1000, poi questo ne parleremo successivamente, quando dopo l'8 settembre del 1943, l'8 settembre il Regno d'Italia annuncia la sua fuoriuscita dalla guerra, annuncia il ritiro del Regno d'Italia dalla guerra e quindi dall'alleanza con la Germania e con il Giappone, ma quasi immediatamente nei giorni successivi l'esercito tedesco invade dal nord, dalle Alpi, invade l'Italia centro-settentrionale, anzi arriva addirittura fino a Salerno e oltre, fino a, diciamo, a prima di Brindisi, dove nel frattempo si era già posizionato l'esercito alleato. Ma appunto tutto questo per dirvi che l'Italia viene occupata direttamente dai tedeschi, si forma nel centro-nord, si forma, poi ne riparleremo, la Repubblica Sociale Italiana, quindi l'Italia si spacca in due stati. Il Regno d'Italia non più fascista al sud e invece un nuovo regime, un nuovo stato fascista chiamato Repubblica Sociale Italiana nel centro-nord. Ma questo nuovo stato fascista in realtà si basa sull'esercito tedesco, in realtà è semplicemente la copertura del dominio diretto della Germania sull'Italia centro-settentrionale. E a quel punto le liste che erano state compilate dalle questure di Milano vengono usate dai tedeschi per trovare, catturare e deportare gli ebrei italiani nei campi di sterminio nel nord Europa. La prima grande retata ci fu nell'autunno del 43 a Roma. A Roma furono i tedeschi catturarono in una sola giornata, in un'operazione appunto unica, catturarono almeno 1000 ebrei romani, cittadini di Roma, e naturalmente successivamente li deportarono. Ma appunto poi le catture avvennero anche in tutte le altre principali, non principali città italiane. A Roma, scusate a Roma l'ho già detto, a Milano, addirittura alla stazione centrale di Milano era stato predisposto un binario segreto, un binario nascosto che potete andare a visitare, che è uno dei luoghi, diciamo così, della memoria. Un binario nascosto da cui appunto avete presente che dalla stazione centrale poi parte un ponte sopra il quale no, vi sono le strade ferrate, no? Le rotaie, via Ferrante Aporti, no? Avete presente via Ferrante Aporti? Avete presente che ci sono i tunnel che passano sotto, no? Se voi da Piazzale Loreto fate, sembra Viale Brianza, no? A un certo punto per andare in via Melchiorre Gioia passate sotto un tunnel. Bene, in una parte appunto coperta al di sotto, no? All'interno di questo ponte c'era il binario
dal quale partivano i treni per Auschwitz, i treni di ebrei per Auschwitz. E allora, qualche cifra, 8.000 ebrei italiani furono deportati nei lager, ne tornarono 7.000, scusate, ne morirono 7.000, ne tornarono soltanto 1.000, di 8.000 si salvarono, no, soltanto 1.000, tra cui naturalmente, no, il grande scrittore Primo Levi, autore di un libro che credo abbiate letto, no? Se questo è un uomo, che è la sua testimonianza sull'esperienza appunto di Auschwitz, sulla sua esperienza della Shoah, ma anche chiaramente la senatrice a vita Liliana Segre, che appunto partì proprio dalla stazione centrale di Milano, fu deportata da Milano. Tuttavia c'era anche in Italia un vero e proprio lager, un vero e proprio campo di sterminio vicino a Trieste, nella periferia di Trieste, nella cosiddetta risiera di San Sabba. Perché? Perché era appunto prima era il capannone nel quale era collocata un'azienda che produceva e lavorava il riso, più che produceva, lavorava il riso. E appunto quella risiera fu trasformata in un campo di sterminio con delle rudimentali camere a gas, ma in questo caso alimentate soprattutto dagli scarichi degli autocarri, e con un forno crematorio, e si calcola che appunto nel lager tedesco della risiera di San Sabba furono uccisi tra i 3.000 e i 4.000 individui. Quindi diciamo così, la stima degli ebrei uccisi in Italia si aggira tra i 10.000 e gli 11.000, no? Perché appunto 7.000 più 3.000 o 4.000, andiamo appunto, la somma è tra 10.000 e 11.000. Mentre la somma, come sapete già, la somma complessiva, la stima di tutti gli ebrei uccisi nella Shoah è di circa 6 milioni, ma la somma dei morti, la stima dei morti anche, no, compresi i non ebrei, dei campi di sterminio arriva ad 11 milioni, no? Quindi non solo ebrei, dunque 11 milioni di morti, ma allora a questo punto stringiamo innanzitutto sul perché Shoah. Allora, Shoah, come forse già sapete, ma non si sa mai, Shoah significa in ebraico distruzione, disgrazia, catastrofe. Spesso avete sentito usare come sinonimo, o addirittura sentito usare di più, il termine olocausto, olocausto. Ma olocausto, che è un termine di origine greca, sta a significare un sacrificio religioso. No, in origine è appunto l'uccisione di animali per onorare gli dèi. Olocausto vuol dire completamente bruciato, no? Vuol dire totalmente bruciato. Allora, giustamente, a mio parere, molti intellettuali ebrei, non solo, ritengono che questo nome, Olocausto, non sia appropriato perché ha appunto un'accezione
religiosa che è assolutamente in contrasto con l'evento che dovrebbe significare, che dovrebbe descrivere. Dunque, è più appropriato usare il termine ebraico di Shoah, che invece è assolutamente privo di implicazioni religiose, che sta proprio a indicare appunto la distruzione, l'annientamento, che era la parola, ovviamente tradotta in tedesco, che usavano i nazisti. Cioè, annientamento, distruzione, eliminazione. Ok, chiarito questo, un'altra questione, anzi, la questione storiografica, ma anche etica, no, più importante legata alla Shoah è quella, relativa alla valutazione del suo grado di crimine, ovvero, no, sappiamo che è, su questo, diciamo, si converge, che è un genocidio, sappiamo che è anche, no, uno dei più ampi genocidi della storia umana. Il problema però non è tanto quantitativo, cioè il problema si può considerarlo un genocidio come quello degli armeni, un genocidio come quello della popolazione sudafricana degli Herero, non so se vi ricordate, ne avevamo parlato con l'H davanti. Può essere considerato un genocidio come quello degli Indios, latino, degli Indios centro sudamericani? Ok, si sostiene, io sono d'accordo, che in realtà, almeno finora, si spera sia sempre così, è il più grave genocidio, è un genocidio ancora più grave. Per quale motivo? Per quale motivo? Perché fu assolutamente gratuito, nel senso che, come ben sappiamo, gli ebrei, a cominciare dagli ebrei tedeschi, non erano, no, nemici della Germania. Addirittura, come ben sappiamo, molti ebrei tedeschi avevano combattuto nell'esercito tedesco durante la prima guerra mondiale, e comunque erano completamente integrati nella stragrande maggioranza nella Repubblica tedesca, e si sentivano pienamente tedeschi. Nulla a che vedere con gli armeni in Armenia, in generale nell'impero turco-ottomano, per esempio, durante la prima guerra mondiale, quando appunto avvenne il genocidio degli armeni da parte dei turchi. Effettivamente una parte degli armeni, non tutti gli armeni naturalmente, una parte degli armeni era organizzata in un movimento indipendentistico, cioè gli armeni giustamente volevano l'indipendenza e alcuni di loro combattevano clandestinamente per l'indipendenza dell'Armenia. Dunque, in qualche maniera, no, erano dei nemici. Poi, naturalmente, il crimine fu generalizzare, no? Sappiamo che alla base del genocidio c'è, no, la tesi che sono tutti uguali. No, non importa che cosa è, che cosa fa un singolo individuo, un singolo ebreo piuttosto che un singolo armeno. In quanto è ebreo, in quanto è armeno, è malvagio e va eliminato. No, quindi, certo, i turchi poi, no, sono criminali, furono criminali, perché uccisero tutti indifferentemente, bambini, vecchi, anche coloro che magari non erano assolutamente d'accordo con la lotta armata per l'indipendenza, però appunto c'era quantomeno questo appiglio. Invece questo appiglio, nel caso degli ebrei,
assolutamente non esisteva. Non solo, quindi non c'era, in questo senso, non c'era nessun vantaggio pratico effettivo per i nazisti nell'eliminare tutti gli ebrei. Anzi, era uno svantaggio dal punto di vista pratico, era assolutamente svantaggioso, perché per poter attuare la deportazione di milioni di uomini e poi lo sterminio nei campi di sterminio di milioni di uomini, i tedeschi, i nazisti dovettero impiegare risorse, enormi risorse umane, ma anche di mezzi, no, di treni, di mezzi militari, di mezzi di trasporto, di armi, di soldati, di, no, comunque di materie prime, nel senso, se non altro, lo stesso gas che poteva invece essere usato come arma. Come arma bellica. Quindi la cosa ancora più assurda è che proprio nel momento in cui i tedeschi erano impegnati in una guerra che cominciavano a perdere, invece di usare tutte le forze umane e materiali che avevano per combattere, no, ne sprecarono un'enorme quantità per uccidere delle persone che non davano nessun fastidio, che non erano effettivamente dei nemici. Allora, che cosa significa questo? Significa che la Shoah si distingue rispetto agli altri genocidi per la sua assoluta gratuità. Non c'era nessun motivo concreto, nessun motivo pratico, c'era un motivo meramente ideologico, cioè la gravità della Shoah consiste nel fatto che è un crimine completamente ideologico vuol dire che viene realizzato soltanto per motivi ideologici, cioè in base all'ideologia razzistica, di Hitler, secondo la quale ideologicamente gli ebrei, come ben sapete, non solo costituiscono la feccia dell'umanità, ma sono una sorta di peste vivente, no, di virus mortale, e dunque bisogna eliminare il virus mortale, ma tutto questo non ha alcun fondamento, no, come mi sembra chiaro, non ha alcun fondamento biologico, scientifico, ma nemmeno empirico, appunto è qualcosa di puramente ideologico. Quindi, primo, è un crimine del tutto gratuito e del tutto ideologico. Secondo, che avviene, mettiamoci anche questa, che avviene nel cuore dell'Europa, cioè nel cuore di un'area civilizzata, umanizzata da parte di una popolazione, i tedeschi, che comunque aveva raggiunto un altissimo livello di cultura, aveva dato, no, un contributo enorme allo sviluppo della civiltà umana. No, aggiungiamoci che appunto che era anche in condizioni comunque materiali quantomeno agiate, ma arriviamo al punto fondamentale. Il punto fondamentale è che si collega comunque a questo, è la premeditazione. Allora, voi sapete che nella nostra legislazione penale, per il nostro codice penale, non solo il nostro, ma appunto, per esempio, un reato come l'omicidio si distingue, ha diverse fattispecie, forse ne abbiamo anche già parlato. Abbiamo l'omicidio volontario, abbiamo l'omicidio preterintenzionale, abbiamo l'omicidio premeditato, abbiamo l'omicidio colposo. Qual è l'omicidio più grave? È l'omicidio premeditato, perché l'omicidio premeditato è considerato quell'omicidio in cui l'assassino
ci ha pensato di più, quindi ne è stato più cosciente, lo ha progettato, lo ha organizzato e dunque ne aveva piena consapevolezza e dunque no, è l'omicidio compiuto col massimo grado di intenzionalità, ma anche di razionalità, nel senso di anche di razionalità, non solo dal punto di vista della coscienza razionale, ma dal punto di vista dell'organizzazione razionale, del metodo razionale. Ora, questo si può dire al massimo grado della Shoah, perché appunto fu un crimine di massa pianificato, premeditato al massimo grado, no? Abbiamo detto la pianificazione, la progettazione parte dal gennaio del 42 e quindi poi prosegue negli anni, in tutti gli anni successivi. E quello che veramente sconcerta è che il piano fu attuato in un modo assolutamente rigoroso, tecnicamente super, super efficace. Certo, uno potrebbe dire alla tedesca, d'accordo, possiamo anche dire meglio con una metodologia tayloristica, no? Vi ricordate lo scientific management, cioè no, la gestione scientifica del lavoro, no, la catena di montaggio teorizzata dall'ingegnere statunitense Taylor, da cui taylorismo, attuata, il taylorismo fu attuato da Henry Ford nelle sue fabbriche automobilistiche. Bene, possiamo dire che appunto lo sterminio degli ebrei, non solo degli ebrei, fu attuato in modo tayloristico, no? In modo super tecnicamente organizzato, quindi con la massima intenzionalità, con la massima consapevolezza, con la massima efficienza, efficacia tecnologica, appunto il sistema delle camere a gas, no, mascherate da docce. Perché mascherate da docce? Perché così gli ebrei e gli altri, che, gli omosessuali, i dissidenti politici che vi entravano, pensavano che no, non si ribellavano. Non si ribellavano perché appunto credevano, potevano credere di andare a farsi una doccia. No, voi dovete tenere presente che uccidere centinaia, migliaia di persone guardandole negli occhi, o comunque guardandole, comporta un carico psicologico che nemmeno le SS riuscivano a sopportare, a causa della nostra natura. No, sapete che almeno 2 milioni di ebrei furono uccisi da reparti speciali, ve l'avevo detto, da reparti speciali delle SS con l'invasione all'interno dell'operazione Barbarossa, da reparti speciali delle SS che prendevano i gruppi di ebrei dei villaggi che via via conquistavano e li fucilavano. Ma anche queste SS super addestrate, alla fine non ce la facevano a sopportare, molte di loro non ce la facevano a sopportare il carico emotivo che questo comportava. E quindi hanno trovato questo raffinatissimo sistema, perché tu potevi uccidere centinaia di migliaia di persone senza guardarle, quindi facendo finta di niente. E poi i cadaveri ci pensavano i prigionieri stessi, e poi sparivano, venivano bruciati, sparivano. Come non esistessero, ok? Vabbè. Quindi questo è il motivo per cui mi sembra ragionevole, ancorché sempre opinabile e discutibile, ritenere che la Shoah fu il peggiore di tutti i genocidi e che quindi in questo senso no,
non può essere equiparata sicuramente ad altri massacri, ma nemmeno ad altri genocidi. E quindi è qualunquismo sostenere, ma perché solo gli ebrei e non anche gli zingari e non anche gli armeni e non anche... Senza nulla togliere, senza assolutamente sminuire, no, la denigrazione degli altri crimini, degli altri genocidi, però bisogna riconoscere che quello compiuto nei confronti degli ebrei ha raggiunto l'apice della malvagità umana. Dimmi, Scusi, una domanda. prego. Posso? Sì, prego. Lei ha dato come data gennaio del 42, Sì. ma questa data si intende proprio il piano in sé, cioè nel senso No, già fu prima erano stati c'è la comunque. riunione che pianifica l'inizio, che sceglie la soluzione finale, no? Che opta per la soluzione finale. Ok, grazie. Bene, allora basta, se non ci sono altre domande, ci Ah, mi ha risentiamo. detto che la maggior parte dei campi di sterminio e di concentramento furono costruiti ad est, cioè c'era un motivo particolare. Beh, perché gli ebrei erano soprattutto all'est, perché no, per esempio la comunità ebraica più vasta era in Polonia. In Polonia vi erano 2 milioni di ebrei, in Germania non raggiungevano neanche i 600.000, arrivavano, no, circa 600.000, in Italia erano 50.000, eh. Quindi in Polonia 2 milioni. E dunque dipendeva sicuramente, le comunità ebraiche erano presenti soprattutto nei paesi dell'est, Russia compresa, nel senso Ucraina, Bielorussia, nei paesi baltici, in Lettonia, Estonia, Lituania. Gli abitanti dei paesi baltici erano in gran parte no, visceralmente antisemitici, e infatti non solo collaborarono come molti altri alla cattura e alla deportazione, ma addirittura ci aggiunsero del loro, cioè ne approfittarono per organizzare dei pogrom, cioè li attaccavano loro stessi, civili, i lituani, attaccavano le comunità ebraiche e appunto li uccidevano, li derubavano, li violentavano, li picchiavano e poi insomma tutti gli altri ci pensavano i tedeschi e se li portavano via. Grazie. Arrivederci. Buon sabato del villaggio, alla prossima settimana.